Quanto bisogna essere grandi per essere delle leggende? A dire il vero non serve molto, bastano ad esempio 3,71 m di lunghezza, 1,75 m di larghezza per 1,08 m di altezza. Sono le dimensioni di una delle icone dell'automobilismo sportivo italiano, questa è la Lancia Stratos HF, una delle macchine che ha scritto la storia dei rally italiani imponendosi nel mondiale costruttori negli anni 74, 75 e 76 e aggiudicandosi ogni singola gara del campionato mondiale rally, escluso il Rally Iraq e il Safari Rally in Africa, che sono le uniche due gare che mancano nel palmarès di questa bellissima auto. Una delle prime auto di serie progettate specificamente per il rally, una linea intramontabile, immortale, disegnata dalla matita di Bertone, bellissima questa, anche la livrea, l'Italia, con cui appunto Lancia faceva correre queste vetture nel rally. Più nello specifico si tratta di una macchina con il telaio, con la monoscocca di acciaio, i quali sono collegati avantreno e retrotreno, dove sono collocati nella parte posteriore il motore. Si tratta di un V6 derivato dalla Ferrari Dino, che nella prima versione del 1972 sviluppava all'incirca una potenza tra i 190 e i 200 cavalli. Siamo arrivati poi nelle versioni a 4 valvole per cilindro a toccare potenze superiori circa 280 cavalli, mentre nel 78, quando l'auto era ormai uscita di produzione e si apprestava tra l'altro a essere sostituita dalla Fiat 131, riusciva a raggiungere potenze di quasi 400 cavalli grazie al turbocompressore messo a disposizione del V6. Ruote da 15 pollici addirittura, e pensate che le ruote posteriori avevano una larghezza di 305 mm, per cui nulla da invidiare alle moderne supercar. Una macchina veramente incredibile, ma più che altro incredibile sono le dimensioni che si hanno anche per quanto riguarda l'interno a livello di ingombri e di dimensioni dell'abitacolo. Tra l'altro, prima di entrare vi volevo far vedere, vi volevo dire una curiosità: la sigla HF vuol dire High Fidelity e il simbolo dell'elefantino sta a testimoniare appunto questo concetto, ovvero la macchina doveva essere molto affidabile e doveva essere inarrestabile, anzi come un elefante in corsa. Quindi ecco perché in Lancia hanno pensato di usare l'elefantino come simbolo di alta fedeltà. Andiamo invece a vedere l'interno. Guardate, quando vi lamentate che la vostra macchina non ha tutte le rifiniture che servono, guardate, ecco, questo è quello a cui dovreste pensare. Abbiamo a dividere il motore dalla parte dell'abitacolo, c'è cioè questa tenda, si può dire, in Nomex, che appunto doveva proteggere i piloti dalle fiamme, ma chiaramente potete immaginare voi quale fosse la reale protezione. Pedaliera, cambio, volante, come vedete sono un po' disallineati rispetto alla linea del sedile, per cui si guida un po' spostati verso destra. Comunque anche l'impostazione è veramente molto chiusa, non ci sono più state nemmeno macchine con questo tipo di impostazione dell'abitacolo, dove si sta veramente vicini l'uno all'altro, dove sono disposti tra l'altro tutti i comandi a disposizione sia di copilota che di pilota. E vi giuro, provate a immaginarvi un ambiente come questo, dove c'erano temperature appunto altissime, affrontare rally come il Safari o qualcosa di ancora più tortuoso, ma a quel tempo il Safari, si sa, era la gara per eccellenza per quanto riguardava il mettere alla prova pilota e vettura. Ed ecco qua il vostro mostro derivato dalla Ferrari Dino, motore trasversale, questa è la parte dell'aspirazione, qui invece c'è la parte posteriore del telaio che si attacca alla monoscocca centrale, queste invece sono le sospensioni, un lavoro comunque raffinato considerato che erano gli anni 70, mentre ai lati della vettura c'erano i due serbatoi che appunto andavano a rifornire il motore. La facciamo vedere un po' più da lontano, allargati bene, fai vedere, sembra uno scrigno, si apre come uno scrigno. Quindi in pratica quella parte qui centrale era la parte che avevano a disposizione pilota e copilota per provare ad arrivare dal punto di partenza al punto di arrivo di ogni speciale. Non solo mondiale rally per la Lancia Stratos, che partecipò e vinse per 3 volte il campionato europeo e per 4 volte quello italiano, tra l'altro con Lele Pinto nel 1976 questa vettura partecipò anche al rally del Cioco, il rally che si corre nelle strade dove sono nato e cresciuto, per cui sono sicuro che sarà ancora di più un piacere poter fare un giro a bordo di questa bellezza. Andiamo!
Carlos, che esperienza, è veramente impressionante essere qui dentro con questo sound. Adesso le cuffie è un po' filtrato, ma sapete che vi dico, io me le tolgo. Qui dietro c'è la belva che ha un sound, è veramente, è di una bellezza, si sente l'aspirazione che pompa dentro ossigeno. Sentite come respira! Questo è fuori di testa assolutamente! Ti entra nel cervello! Quasi non ti senti più neanche pensare! Vi posso dire, l'ultima volta sulla GT3 un motore aspirato da 9... motore aspirato da 9000 giri, ma che cantava come una disperata, ma questo è un altro livello, è qualcosa che ti lascia senza parole assolutamente. Mamma mia, macchina è estremamente difficile, si sente che per via del passo corto è abbastanza nervosa. Poi tra l'altro tira un po' a destra, poi un po' a sinistra, non è perfettamente bilanciata, forse non è precisissima, vi dico. E questo mi dà l'idea di che cosa dovessero affrontare i piloti di quegli anni. Cioè, in quel sedile, proprio lì, c'è stato Sandro Munari. In questo sedile, Sandro Munari, capite? Sandro Munari ha guidato questa macchina, io... da ragazzino guardavo i video su YouTube di questa Stratos, il rilascio, scoppia anche il rilascio, fantastica! È un concerto! Dicevo, io guardavo i video di questa macchina che scusciava tra le stradine di Monte Carlo con la neve e ai muri aveva tanto così da parte a parte e lui continuava a pestare, era pazzesco pensare a cosa riuscivano a fare con questa macchina, è assurdo, anche l'impostazione del cockpit, siamo praticamente spalla contro spalla, in pratica la macchina durante un incidente era come essere dentro una maracas, guardate anche lo spazio che io qui per la testa, cioè con un casco probabilmente dovrei stare così per entrare nell'abitacolo, ma c'è veramente lo spazio vitale, qui la sicurezza non era la priorità, forse a quei tempi non si trovava nemmeno, oh, non si trovava nemmeno sul vocabolario. E essere qui dentro e oggi è qualcosa di impossibile, la cosa più bella, ve l'ho detto, è il sound, ma anche l'erogazione del motore di quest'auto, non è, è rabbiosa, è potente, ma non strattone, è molto lineare, sentite, fuori dalle curve ha una linearità molto progressiva, è molto progressivo come motore, l'assetto è molto rigido, è molto nervoso, qui la strada è messa un po' male, quindi dobbiamo cercare di stare attenti, anche perché fare una frittata con questa sarebbe un bel guaio, ma vi dico, è un'esperienza non so che dire, non so nemmeno se me la meriti una cosa del genere. Vi faccio vedere com'è l'ambiente visto da più vicino, aspettate. Questo è quello che vedo io. Guardate, siete avvolti in questo abitacolo, vi avanza pochissimo spazio alle ginocchia, al cruscotto, per cui veramente c'è da stare attenti con questa macchina. Guardate l'impostazione di guida, la pedaliera.
difficile da condurre, è molto dura, è grezza, ma è anche di una sincerità incredibile, vi dice esattamente quello che sta succedendo sotto l'asfalto, si sente che si muove, ma comunque vuole fare strada. Oddio! Gli scoppietti in rilascio sono pazzeschi! Un'esperienza assurda, e dietro provo a farvela vedere. Quella è la belva che è rabbiosissima. Non c'è niente, oggi non c'è niente di paragonabile a un'esperienza del genere, non ci sono ipercar, non c'è veramente niente, probabilmente anche le macchine da corsa sicuramente sono in grado di darvi una velocità maggiore, sono capace di farvi saltare il cuore in gola. Dei tempi di percorrenza eccezionali. Ma l'esperienza che vi dà questa e vi fa capire cos'era una volta il motorsport, cos'erano i rally, che razza di cervello malato ci fosse bisogno di avere per concepire una macchina del genere e per accettare di guidarla. Questi sono gli anni 70 in carne e ossa, rumorosi, ma sicuramente indimenticabili, ci fanno segno. E quella era una Bugatti EB110, bellissima. Abbiamo perso un po', c'è tanta poesia qui dentro, c'è tanta voglia di trovare il limite di uomo e macchina. Questo tratto guidato si capisce che la macchina ne ha da vendere, ma purtroppo bisogna stare attenti a non fare frittate. È veramente impressionante, non so che dire. Voglio ringraziare la RDSRL, questa persona oggi mi ha veramente reso l'uomo, il ragazzo più felice del mondo, devo dire, è stato gentilissimo. Al traguardo, grazie mille, fantastico. Comincia anche a piovere qui a Monfasso, ma che dire, esperienza impagabile, indimenticabile, mi tremano ancora le gambe, non sento più niente, ma che dire, veramente avrei dato tantissimo per fare un giro su questa macchina, per cui voglio ringraziare RDSRL che ci ha permesso di vivere questo sogno sia ieri che oggi, a Enzo Scalzo che è l'organizzatore di tutto questo, Automoto che mi ha permesso alla fine poi di vivere questa magnifica esperienza. Io vi invito per il prossimo anno a prendere parte qui alla Best of Italy Race, un evento veramente fantastico, e per il resto vi lascio un saluto e vi invito a commentare sul nostro canale di automoto.it. Ciao ciao!